22 anni sono trascorsi da quando la legge 142 del 90, il nuovo ordinamento degli enti locali, aveva previsto l'istituzione della città metropolitana, un ente amministrativo intermedio mai nato, la cui creazione oggi riceve invece una decisa accelerazione per legge. La cosiddetta Spending Review, infatti, prevede l'istituzione di 10 città metropolitane, fra cui Napoli, e la soppressione delle relative province entro il 1 gennaio 2014. Per dare inizio all'iter che farà nascere la nuova istituzione, stamattina nella sala del Consiglio provinciale si è tenuta la prima conferenza metropolitana. Si comincia dunque ad entrare nel vivo delle problematiche organizzative e politiche. I tempi non sono lunghi e si dovrà decidere presto su alcuni aspetti fondamentali. Perché con il tempo si è verificata una sovrapposizione di competenze amministrative e non solo amministrative fra il comune, i comuni e la provincia. Pensiamo a temi che ormai non possiamo affrontare da soli, cito alcuni: il lavoro, il turismo, i trasporti, i rifiuti. Io colgo in questa la grande novità: meno burocrazia, meno sovrapposizioni, più comunicazione, più vicinanza tra il sindaco capoluogo e gli altri sindaci, più luoghi in cui possiamo decidere insieme, più democrazia partecipativa, per esempio io direi più strumenti referendari nel nostro territorio. Credo che questa è la grande opportunità. Alle città metropolitane saranno attribuite, oltre alle funzioni delle province, altre funzioni in materia di mobilità e viabilità, sviluppo economico e sociale, pianificazione territoriale, sistemi coordinati di servizi, ed assorbiranno il patrimonio delle province sia in termini di risorse umane strumentali che economici. Facciamo presto, ma facciamo anche bene, perché come abbiamo detto sia io che il Presidente della Provincia, questa è una fase costituente. Come ogni fase costituente dobbiamo guardare oltre la nostra carica di oggi, cioè questa è una riforma che, se scritta bene, potrà durare 50 anni, se scritta male, chi viene dopo di noi la deve immediatamente cambiare, non facciamo un buon servizio ai nostri cittadini. Io credo che con un lavoro serio, con un rispetto tra reciproco, un rispetto istituzionale ma anche umano, Napoli potrà, anche in questo caso, la provincia di Napoli e tutti i comuni dell'area metropolitana, disegnare una pagina di serietà politica e istituzionale. Sui confini anche io credo dobbiamo avere una posizione laica e sentire soprattutto i territori e decidere insieme.